La scuola di Barbizon definisce un gruppo di paesaggisti francesi che prende il nome da un villaggio nei pressi di Fontainebleau, dove gli artisti si ritirarono a lavorare e dove alcuni di essi si stabilirono. La loro ispirazione trae origine in parte dall'Inghilterra, in modo particolare da Constable, e in parte dai pittori olandesi del XVII secolo. Gli artisti di Barbizon promossero una pittura diretta della natura, ma a differenza degli impressionisti, all'aperto eseguivano solamente degli studi, mentre i dipinti venivano realizzati in atelier. Molti dei pittori di Barbizon dovettero lottare per riuscire ad avere successo, ma nel corso degli anni 50 le loro sorti migliorarono e gli artisti più di spicco ottennero dei riconoscimenti ufficiali. La figura centrale del gruppo fu Théodore Rousseau. Gli altri componenti furono Charles-François d'Aubigny, Narcisse Diaz, Jules Dupré, Charles Jacques e Constant Royon. Camille Corot e François Millet sono spesso associati al gruppo, ma in realtà il loro lavoro possiede delle qualità poetiche e letterarie che in qualche modo li rende due figure a parte. Gli artisti della scuola di Barbizon furono attivi dagli anni 30 agli anni 70 dell'Ottocento. Il gruppo nacque per l'appunto a Barbizon, cittadina francese nei pressi di Fontainebleau, a sud di Parigi. Questo gruppo di artisti era ispirato da un'opposizione verso le convenzioni della tradizione classica instaurata a partire da Lorrain e Poussin. Si interessarono in particolare alla pittura di paesaggio e già questo fu un elemento di grande novità nell'arte francese. La scuola di Barbizon però ebbe un altro motore di ispirazione importante, uno spirito che accomunava molti degli artisti che si riunirono a Barbizon. Per essi il ritiro in campagna era una fuga da una civiltà nuova che li atterriva, segnata dalla meccanizzazione dell'uomo e dal nascente gigantismo delle città. Nell'amore per la natura e la sua rappresentazione, essi ricercavano, insieme all'espressione della loro emozione, una risposta alla propria inquietudine. I pittori di Barbizon volevano di fatto essere prima ritrattisti della natura che cantori della campagna. Se il video ti è piaciuto, metti un bel like, lasciami un commento, condividilo con i tuoi amici. Ricordati inoltre di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella per non perderti i nuovi video. Ciao!